Buongiorno a tutti, sono il dottor Andrea Canossa e vi parlerò dei fattori di rischio per la fertilità nel maschio. Bisogna distinguere innanzitutto tra fattori modificabili e fattori non modificabili. I fattori modificabili sono quelli che riguardano i nostri comportamenti, ovvero i fattori occupazionali, i nostri hobby, gli stili di vita, l'obesità, il fumo di sigaretta, perché chiaramente è una scelta nostra, e anche la temperatura scrotale che in parte è controllata da noi. Secondo le nostre abitudini, sia di ciò che facciamo, ma anche del vestiario che indossiamo. I fattori non modificabili invece sono quelli legati all'età, legati all'ambiente, quindi agli inquinanti, e anche alla storia genetica e alla familiarità per infertilità e poliabortività. E inoltre anche le patologie che abbiamo intercorrenti. Chiaramente, se noi abbiamo una patologia che va a compromettere la fertilità, non è sicuramente una scelta nostra di averla. È interessante notare come in Italia il tasso di fecondità totale negli ultimi anni sia calato e per avere una popolazione stabile nel tempo e omogenea, bisognerebbe che ogni donna in età fertile, ovvero dai 15 ai 49 anni, avesse, una media di 2,1 figli. In Italia attualmente siamo intorno all'1,30, quindi è chiaro come la popolazione si stia sempre più riducendo, si stia sempre spostando verso un'età media più elevata. Inoltre, anche l'età al primo figlio è aumentata, sia per la donna che per il maschio, perché secondo i dati Istat, l'età al primo figlio nel maschio è intorno ai 35 anni, mentre nella donna è intorno ai 32 anni. E questo dato, certo, è importante perché ci dice che le famiglie, avendo figli più tardi, sarà anche più facile che siano meno numerose. E anche se dovessero esserci alterazioni in senso appunto di abortività o alterazioni nel genoma del feto, sono più probabili che si verifichino quando i figli siano in età più avanzata. Inoltre, un altro dato rilevante è che i nati sono sempre in calo, mentre i decessi, chiaramente aumentando l'età della popolazione, sono in aumento, per cui il divario tra nascite e decessi per 100 persone è sempre più aumentato. Infatti arrivano soltanto 67 bambini, mentre 10 anni fa ne arrivavano 96. Adesso vi parlo del fumo di sigaretta, un'abitudine anche questa estremamente diffusa ed estremamente dannosa per la fertilità. Questo chiaramente è un fattore di rischio modificabile perché la scelta di fumare è nostra. Allora, come potete vedere, secondo i nostri questionari, dal 2004 al 2013, tra i giovani l'abitudine al fumo è incrementata di circa un 10%, ma la cosa più rilevante è che nel tempo è scesa l'età alla prima sigaretta, quindi l'età alla quale si va a prendere questo brutto vizio. Questo dato è importante perché comunque si va a danneggiare un organismo che è ancora in sviluppo, che chiaramente più si è giovani, più è facile andare ad alterare tutto il nostro sviluppo. Come fa il fumo a danneggiare la spermatogenesi? Attraverso tutte le sue sostanze che contiene, che quindi provocano sia cambiamenti in termini epigenetici del genoma contenuto negli spermatozoi, ma anche provoca quindi un'alterazione della motilità e dei parametri morfologici degli spermatozoi stessi. Inoltre il fumo va a peggiorare anche la qualità del rapporto sessuale, in quanto è un fattore che predispone in modo importantissimo alla disfunzione erettile, che è l'incapacità di avere un'erezione o di mantenerla nel tempo in modo soddisfacente. Come mai questo succede? Questo succede perché l'erezione si basa sulla vasodilatazione e quindi si ha una vasodilatazione che comporta un incremento dell'afflusso sanguigno ai corpi cavernosi e al corpo spongioso e attraverso questo si ottiene l'erezione. Il fumo, oltre a danneggiare, come ben noto, i polmoni, è anche un fattore che danneggia i vasi e quindi va a danneggiare anche i vasi che portano il sangue al pene. Quindi avendo un vaso che non funziona bene, è più facile che si verifichi anche che non arrivi un corretto quantitativo di sangue al pene, quindi non ci sia la capacità di avere un'erezione. Vi parlo inoltre della cannabis, una sostanza stupefacente che è molto incrementata nel suo consumo negli ultimi anni,
e che è utilizzata soprattutto per i suoi principi attivi, quindi il THC e l'AEA, che sono sostanze che vanno a interagire con dei recettori che noi abbiamo a livello di cervello e che quindi ci danno tutte quelle sensazioni che noi proviamo attraverso il consumo di questa sostanza. Però appunto proprio questo utilizzo ha degli effetti negativi, effetti sia per l'utilizzo nel breve periodo, ma effetti anche nell'utilizzo a lungo termine. Allora, nel breve periodo chi utilizza marijuana ha deficit di memoria, deficit di coordinazione e comunque di valutazione delle situazioni di pericolo. E anche se utilizzata ad alte dosi può provocare delle crisi di paranoia e psicosi. Mentre in chi la utilizza da lunga data, crea dipendenza, perché come abbiamo detto va a interagire con i circuiti cerebrali legati proprio alla dipendenza, alterazioni del pensiero, alterazioni appunto cognitive che provocano difficoltà anche relazionale e diminuita soddisfazione in generale, ecco. E sintomi come polmonari, come anche bronchiti croniche e comunque anche un aumento del rischio di psicosi e di patologie psichiatriche in generale. Poi, per quel che riguarda invece la parte più relativa alla sessualità, non è vero che la marijuana ha un effetto afrodisiaco, come molti invece sostengono, ma anzi rende più impacciati, rende l'approccio al compagno o alla compagna più difficoltoso e spesso quindi si ha un rapporto sessuale che risulta essere più scoordinato e quindi di peggior qualità, sia per come lo si vive, ma anche per il partner. Per quel che riguarda la fertilità, si vede che chi fa uso di marijuana ha più frequentemente un'alterazione del liquido seminale, sia per quel che riguarda il numero degli spermatozoi, quindi la completa assenza, ovvero la zoospermia, la riduzione in generale del numero, che vedete passa dal 17% in chi non utilizza marijuana a un 35%, ma anche le anomalie morfologiche, quindi la motilità e la vitalità degli spermatozoi sono inficiate dall'utilizzo di marijuana. Un altro dato significativo che volevamo portarvi è questo qua, che è stato un esperimento condotto su un ragno a cui è stato somministrato ecstasy. E voi sapete che il ragno per sopravvivere deve tessere una tela geometrica e organizzata nello spazio. Il ragno a cui è somministrato ecstasy, vedete che tesse una tela a maglie larghe, non omogenea, non regolare. Chiaramente questo tipo di tela non gli garantisce un sostentamento perché non gli garantisce di catturare gli insetti che sono il suo nutrimento. Allo stesso modo, quando noi facciamo utilizzo di sostanze psicotrope come le droghe, quindi l'ecstasy, ma anche la marijuana, andiamo a compromettere il nostro giudizio, quindi il nostro senso critico che ci fa valutare il rischio o meno per la nostra salute, per la nostra sopravvivenza. Adesso vi parlo anche dell'alcol, che è un'altra abitudine estremamente diffusa, ma che, come potete vedere da questi grafici, non è variata sostanzialmente nel tempo, perché già nel 2004 c'era un 89% di ragazzi che ogni tanto beveva dell'alcol, come anche nel 2016-2017 c'è un 87% di ragazzi che beve alcol. Ma in realtà qualcosa è cambiato nel consumo di alcol, ovvero è cambiata la modalità in cui si assume questa sostanza. In passato questa sostanza veniva consumata magari in modo regolare nella settimana, che so, si beveva un bicchiere di vino al pasto, per dire. Attualmente invece si tende a non bere più durante la settimana, ma a bere saltuariamente, magari nei weekend oppure alle feste. Cosa succede? Che quando si beve in questo modo saltuariamente si va anche a bere spesso elevate quantità di alcol, che era questa la differenza principale rispetto al passato. Quindi bevendo elevate quantità di alcol in una volta sola, io vado a danneggiare molto il mio organismo rispetto a bere una piccola dose ogni tanto. Quindi, anche se in assoluto il numero di volte che si beve magari sono meno, però il danno che io faccio al mio organismo è comunque importante. Inoltre, l'alcol va a portare
per quello che riguarda la nostra fertilità, numerosi danni, perché va a peggiorare la qualità degli spermatozoi in termini morfologici e numerici, va a favorire la presenza di infezioni del tratto genito-urinario e va a alterare la normale funzionalità degli ormoni che regolano il testicolo e quindi andiamo a peggiorare in toto questo asse ormonale. Come anche le sostanze anabolizzanti. Sono sostanze che in genere sono di origine ormonale, che si assumono magari per incrementare la propria massa muscolare, ma che essendo di natura ormonale vanno proprio a danneggiare l'asse che c'è dall'ipotalamo all'ipofisi al testicolo, che è quello che regola il corretto funzionamento del testicolo stesso. E quindi queste sostanze spesso vengono assunte e comprate da fonti non attendibili, come internet per esempio, mentre andrebbero solamente prescritte da un medico qualora ci fosse effettivamente un deficit importante di questi ormoni e qualora sia il medico che lo attesta e che valuta che sia una cosa necessaria assumere questo tipo di ormoni. Concludo parlando di una nuova forma di dipendenza, che è la dipendenza dalla pornografia. È una problematica emergente questa, in quanto attualmente ottenere materiale pornografico è molto facile, in quanto si può utilizzare una qualsiasi connessione a internet, un qualsiasi smartphone e lo si può fare da qualsiasi posto. E il materiale è pressoché inesauribile, cioè c'è una quantità di materiale pornografico che è smisurata. Infatti abbiamo visto che i ragazzi intervistati tramite i nostri questionari hanno incrementato moltissimo negli ultimi 15 anni l'utilizzo di siti pornografici. Infatti nel 2005, quando internet non era così diffuso come adesso, c'era circa un 50% di ragazzi che si connetteva a questi siti, mentre nel 2019, in cui appunto viviamo nella generazione in cui tutti hanno uno smartphone in tasca connesso a internet, l'utilizzo di siti pornografici tra i ragazzi è passato all'89%. Un dato significativo da valutare è chi utilizza la pornografia, ovvero tramite i nostri questionari del 2019, somministrati a 3.351 ragazzi e 2.516 ragazze, quindi un campione significativo assolutamente, abbiamo visto che tra i ragazzi c'è un 23% che utilizza quotidianamente i siti pornografici, un 50% circa che ci va una volta alla settimana, un 20% che ci va sporadicamente e solamente un 11% di ragazzi che non ci va assolutamente mai. Tra le ragazze invece è molto diversa la percentuale perché vedete che l'82% delle ragazze non utilizza siti pornografici e mentre chi le utilizza quindi sono solamente un 17%, quindi da chi le utilizza quotidianamente a chi le utilizza sporadicamente. Questo dato è rilevante in quanto fa sì che la pornografia sia tutta rivolta al maschio, essendo il principale fruitore. E quindi ciò che viene presentato sullo schermo è un rapporto sessuale spesso alterato, quindi non quello normale che c'è tra un uomo e una donna, ma un rapporto finalizzato al piacere del maschio solamente. E questo rende tutti i filmati pornografici alterati, quindi non si va a vedere una sessualità corretta, ma si va a vedere una sessualità diversa, quindi una sessualità in film, quindi un'alterazione della realtà. E poi un'altra cosa rilevante è che chi viene utilizzato come attore nei filmati pornografici sono proprio persone scelte per determinate caratteristiche fisiche o comunque per determinati comportamenti che comunque non sono nella norma. E questo comporta che spesso si abbia un senso di insoddisfazione nel momento in cui si va a espletare il rapporto, proprio perché abbiamo come modello un modello che non è il modello normale. E spesso anche i filmati pornografici sono alterati attraverso l'editing e quindi ci sono dei tagli, ci sono dei montaggi che rendono il rapporto ancora diverso rispetto al rapporto normale. La cosa preoccupante appunto di chi utilizza filmati pornografici che si è visto tramite tecniche di imaging che vanno ad alterare i circuiti cerebrali che sono gli stessi alla base di tutte le dipendenze. Quindi chi
guarda questo tipo di filmati, sarà portato a ricercarli in modo sempre più compulsivo e sempre cercando filmati più spinti. Io ho finito con la mia parte e lascio la parola ad Ilaria che vi parlerà della contraccezione.